un bilancio molto, molto severo, perché si mette nella prospettiva, che io condivido, di avere zero contributi pubblici l'anno prossimo, zero finanziamento pubblico, zero rimborsi. Dobbiamo essere in grado di gestire il movimento con le nostre forze e con le nostre risorse, perché il principio è quello dell'autofinanziamento. Non vogliamo soldi da parte di nessuno, dalle industrie, dalle società, vogliamo soldi dai militanti, da chi si iscrive al movimento e la capacità che dobbiamo sviluppare di autofinanziarci attraverso per esempio le feste. Siamo l'unico movimento politico che può farlo ed è la differenza per esempio rispetto al movimento di Grillo e Grillini, che parlano tanto ma poi si fermano lì. Noi siamo in grado di fare le battaglie vere e di sostenerle anche dal punto di vista economico. A proposito di battaglie vere di Grillini, il tema dell'immigrazione, secondo punto, mentre di là si latera senza sostegno popolare a queste cose, noi il sostegno popolare l'abbiamo cercato e l'abbiamo ottenuto. In questi due giorni abbiamo riempito le piazze con i gazebo, oltre 1000 gazebo, nonostante il tempo infame, che hanno coinvolto oltre 10.000 militanti in tutte le regioni, e abbiamo raccolto più di 100.000 firme su proposte contro lo Ius Soli e per mantenere il reato di clandestinità.